bellissima giornata di sole, soprattutto in un fantastico impianto Le Bandie di Treviso, il Nuoto Pinnato sabato 19 e domenica 20 settembre scorso ha disputato i suoi campionati italiani di mezzo fondo. Tantissimi i partecipanti, circa 250, che al sabato si sono cimentati nelle staffette assolute e master e alla domenica hanno bissato la loro prova con le gare individuali, 3 km per gli assoluti e 2000 metri per la prima categoria e i master. E dal sabato il risultato più importante è finito nelle mani della Record Team Bologna, che dopo un lotto a testa con la Nord Padania su Varedo in entrambe le staffette si è aggiudicata il titolo italiano in entrambi i settori femminile e maschile assoluto. Ma sentiamo Federico Nanni. Direi inaspettato, per cui siamo contentissimi. Bene, vedo che la Record Team ha puntato molto sulla Coppa Italia anche quest'anno, ormai stagione conclusa, perché la Coppa Italia credo che si sia completata con l'arrivo della gara femminile, vedremo più avanti quella del settore uomini. Obiettivi e programmazioni della Record Team per quello che riguarda il 2010. Speriamo di confermarsi che questo livello sia nelle gare di fondo con quelle di Vasca e speriamo di nuovo di di categoria e assoluta. Bene, complimenti alla Record Team, in bocca al lupo e a presto sui campi di gara. Grazie. Entusiasmo pieno poi nelle prove a staffetta del settore master sdoppiate in pinne, nuoto pinnato, over e under 135, con uno sperimentale sistema di cronometraggio che vedete proprio in queste immagini, adottato per i primi frazionisti delle stesse. Ma passiamo alle gare della domenica, ecco la partenza femminile, gara vinta da Sara Turrini della Massarosa Nuoto nello stile nuoto pinnato e da Claudia Mazzolain della Gau Brinella Orbetello nello stile pinne. Ma ascoltiamo Sara Turrini al suo arrivo. Sì, anche oggi è andata bene e ho concluso una stagione che per me era inaspettata. È stato parecchio impegno, però ho ottenuto dei risultati per me davvero importanti. Quindi appuntamento al 2010. Concluso in bellezza. Obiettivi per la prossima stagione? Ma spero di ripetere più o meno quello che ho fatto quest'anno. Ed è questa invece la partenza del settore maschile, che ha visto i maggiori protagonisti in Davide De Ceglie del Record Team Bologna per quello che riguarda lo stile nuoto pinnato e Paolo Vandini intramontabile con le pinne del centro sportivo Carabinieri Napoli. Davide, una grande prova, abbiamo visto una grandissima prestazione da parte tua, il tuo commento sulla gara di oggi? Per tutto il primo tempo sono stato dietro ad Alex Battista e Simone, dopo al secondo giro ho staccato, sono riuscito a passare Simone e sta dietro ad Alex e dopo sono riuscito a spiegare. Bene, è andata, abbiamo così chiuso una grande stagione per te, obiettivi del prossimo anno? Ma riconfermare i titoli che ho vinto quest'anno e speriamo vada tutto bene. Ed infine ecco i master. Le vittorie sono finite nelle mani di Marco Grigoletto, nuoto pinnato Vicenza, e Michela Sabadin, nuoto pinnato Tarvisium, mentre nello stile pinne Massimo Milano, Gau Brinella Orbetello ed Elsa Errani su Baracca Rugo. È stata una gara dura perché ho corso dall'inizio alla fine. Temevo gli avversari, in effetti erano agguerriti, e ho tenuto la testa bassa. Ed eccole le tantissime premiazioni in palio, su tutte sottolineiamo i titoli di Società Campione d'Italia della Record Team Bologna per il settore assoluto e della Pinna Verde Milano per quello master. Grazie e arrivederci alla prossima stagione agonistica.